Loser, questo era Beck e al telefono con noi adesso c'è Walter della libreria Book Felix di Ostia, che è il nostro primo ospite di libreria indipendente oggi su Letture Metropolitane. Buongiorno Walter. Benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. I vostri radioascoltatori. Allora Walter, raccontaci un po' come è nata, quando è nata la tua libreria, chi siete, quanti siete che ve ne occupate, facci un po' un quadro generale. Beh, allora, intanto noi siamo a Ostia, al mare, baciati dal sole, come si suol dire. La libreria ha una lunga storia, nel senso che è una libreria di famiglia che mio fratello aprì alla fine degli anni 60. Okay. E poi dopo qualche anno sono arrivato anch'io, abbiamo avuto due librerie per un lungo periodo, dopodiché, come spesso succede, abbiamo avuto delle divergenze e adesso la realtà attuale è Book Felix. Siamo ad Ostia, come dicevo prima, in Corso Duca di Genova. È una libreria che nasce dal settore scolastico, ma che pian piano è specializzata come libreria generalista. Trattiamo quindi tutto, dai romanzi ai saggi, ai libri per ragazzi, al fantasy. Ho la fortuna di essere affiancato da due valide collaboratrici, una maestra d'asilo e una dottoressa in lettere moderne, per cui ovviamente il loro supporto è fondamentale. Sono davvero molto brave e anche il riscontro della nostra clientela ci fa pensare questo, ci dà dei continui motivi per migliorarci. Okay. Abbiamo anche un sito dove qualcuno può felicemente acquistare i volumi. Fate anche degli eventi, presentazioni? Allora sì, abbiamo fatto degli eventi fino a che il Covid ce l'ha permesso. Certo. Ora dobbiamo ricominciare. Uh-huh. Abbiamo già qualcosa in calendario, anche se non proprio ancora definito. Ok. Fate qualcosa di estivo? Perché di solito nelle località, diciamo, dove c'è modo, no, di vivere bene l'estate all'aperto, le librerie riescono a smuovere, no? Fare culturalmente un po' di cose. Cioè, è vicino al teatro e a tre parallele dal mare, quindi proprio. Qui a Ostia facciamo l'Ostia Liber Fest, però normalmente lo facciamo a marzo-aprile. Okay. Quest'anno non abbiamo ancora fatto le edizioni di quest'anno, però ci stiamo organizzando anche in questo. Per quanto riguarda, sì, ho sentito delle biblioteche e del teatro, sì, noi siamo vicini al Teatro del Lido e alla Biblioteca Movante, per cui alle volte sviluppiamo delle sinergie con loro. Ok. Allora, andiamo con i consigli di libri. So che ci sarà poi un passaggio di microfono, di telefono, quindi insomma parti tu e poi ascoltiamo anche le altre. Sì, guarda, quello che voglio consigliare io è Daniel Silva, è un autore abbastanza prolifico che io ho incontrato una ventina d'anni fa. E il suo personaggio si chiama Gabriel Allon. Ed è un agente segreto del Mossad. Quindi, come è facile immaginare, sono tutte spy story molto movimentate. L'ultimo che è uscito si chiama La violoncellista ed è ambientato in Svizzera. Okay. E guarda caso parla di riciclaggio del denaro russo. Ah. E tutto quello che i russi fanno con questo denaro. Quindi in questo volume Gabriel Allon, che nel frattempo è diventato il capo del Mossad, riuscirà a far perdere, diciamo così, un sacco di soldi ai servizi segreti russi. Ok, quindi una punta tutto, anche di contemporaneità, diciamo. Certo, sì. Certo, è veramente sembra proprio scritto al momento. Tra l'altro devo dire che in tutti i suoi romanzi Daniel Silva riesce a fare un quadro della situazione geopolitica che sembra davvero ricalcato sui giorni nostri. Mm-hmm. Proprio nel momento in cui parla sembra che vedo che stiano avvenendo quelle cose. Ok. Allora, andiamo agli altri consigli. Sì, chi certo, mi passi? Passo subito una delle mie collaboratrici, passo Ilaria. Ora, vi saluto, ci sentiamo dopo, grazie. Ciao Walter. Salve, buongiorno. Buongiorno Ilaria.
Sì, io collaboro con Walter, appunto lavoro per lui, sono un'appassionata lettrice, quindi come dire, in realtà questo qua è un luogo di perdizione. I due libri di cui volevo parlare sono uno, in realtà è I quaderni botanici di Madame Lucille, che è uscito in realtà lo scorso anno, ma continua a essere uno dei nostri libri più venduti, ha una storia meravigliosa, è scritto da Melissa da Costa e praticamente si infila nel filone dell'emotivo, emozionale, se vogliamo così dire, che poi è stato anche molto fortunato con Cambiare l'acqua ai fiori, certo. E tre della Perrin. Quindi è su quella, diciamo, falsariga. E I quaderni botanici di Madame Lucille è una storia potentissima, perché la protagonista purtroppo a inizio libro subisce una gravissima perdita, perde sia il bambino che aspetta che il marito, e ovviamente, cioè, nel senso, vede finire completamente la sua vita, cioè per lei non c'è più proprio prospettiva, né ovviamente vede un futuro di essere proprio completamente strappato nell'arco di una giornata. Decide ovviamente di andarsi a fare, cioè nel senso di ritirarsi, di fare vita quasi, lasciarsi andare, proprio abbandonare. E in realtà in una piccola casa sperduta, in campagna, ritroverà piano piano, senza che lei se ne accorga e senza che lei lo voglia, quindi proprio a sottolineare la forza della vita, oltre la morte che va proprio avanti, al di là di tutto, il sole tutte le mattine sorge, e anche se noi non vogliamo, anche se noi non siamo dell'umore, la primavera arriva sempre. E torna ovviamente a splendere nella sua vita. Il libro è potentissimo, è bellissimo, bisogna ogni tanto quando lo leggi devi un attimo fermarti, però poi non puoi staccarti dalla lettura, quindi lo riprendi subito in mano. Ho capito. Una storia meravigliosa, veramente veramente bella, quasi quanto, cioè secondo me addirittura superiore a Cambiare l'acqua ai fiori, però poi sono giudizi personali, sei chiaro, cioè nel senso, però per chi è piaciuto quello lo consigliamo assolutamente. Oltretutto adesso la Da Costa è in libreria con una nuova novità, che in realtà è il primo libro che è uscito in Francia, che è stupendo anche questo. Mentre invece il secondo è un long seller della libreria, perché è un libro che ho amato dall'inizio, nonostante i presupposti erano completamente sbagliati, perché era un libro che si chiama Fidanzati dell'inverno, fa parte di una tetralogia. Sì, Fantasy di Christelle Dubois, e praticamente copertina meravigliosa, però Fidanzati dell'inverno non era proprio esattamente, dico, io sarà una cosa romantica, aiuto, e poi non ero proprio convinta, e invece niente, un fantasy stupendo, con un'ambientazione distopica in cui il mondo in realtà non esiste più, è veramente esploso, esistono delle arche, ognuna con delle caratteristiche particolari, e la protagonista viene dall'arca di anima, dove tutte le cose hanno proprio, sono intrise dell'anima e degli umori di chi le possiede, quindi già è divertente, perché nel senso ci sono posate che si muovono, porte che sbattono, sciarpe che si annodano da sole, quindi... Sì, no, sarebbe in realtà il sogno di tutti, in modo così magari il letto si rifà da solo, cose del genere. Mamma mia. Certo. E la protagonista è costretta in realtà per un gioco di potere all'interno, molto più in alto, poi si scoprirà nel corso della serie, perché poi sono quattro volumi, e in un gioco di potere è costretta a un matrimonio di convenienza con un uomo che non ha mai visto e che tantomeno non sopporta né tollera all'inizio. Scoprirà in realtà che anche lui ha degli interessi sia nel matrimonio che soprattutto nell'ottenere il potere che ha appunto Ophelia, la protagonista, non soltanto di animare le cose, ma soprattutto di leggere le sensazioni, le emozioni, i pensieri di chi li ha posseduti prima. E la cosa veramente veramente particolare è che si scoprirà che sia Ophelia sia Thorne, che è il protagonista maschile, andranno veramente molto oltre nella loro avventura, perché non è semplicemente un gioco di potere di palazzo, ma in mano veramente vogliono giocare sul destino del mondo e renderlo libero. La saga è fighissima, cioè nel senso straconsigliata, noi continuiamo a venderla tantissimo, perché poi l'abbiamo particolarmente. Sì, è stato un grande successo delle edizioni EO, ho visto che le persone si sono proprio fomentate, e vedo che insomma sentire la tua voce direi che... Non è noioso. Sono una di quelle. Grazie allora, mille, grazie a voi, mi faccio d'onora. Grazie. Si sente il mare in fondo, senti? Sì, è vero. Eccoci, Eccoci, ciao, piacere. Buongiorno. Buongiorno. Allora, le tue due scelte a questo punto? Allora, io diciamo che terza e ultima è il gioco in realtà molto facile, nel senso che tra le nostre proposte avevamo anche tra quelli più venduti Zero Calcare. Sì.
con La profezia dell'armadillo. Ah, quindi il... arrivato ai più con la serie TV che è uscita con, su Netflix, abbiamo notato proprio un ampliarsi del pubblico che si è interessato al fumettista romano, e quindi cosa è successo? Hanno iniziato a recuperare la bibliografia, certo, iniziando dal primo, che è con La profezia dell'armadillo, che in tutto ciò in realtà poi ripesca e riprende, perché anche se con nomi diversi, la protagonista, sì, l'amica di Zero nella serie TV, certo, e diciamo qua si capisce, si dà un nome all'armadillo, una posizione all'armadillo, questo suo armadillo immaginario che lo accompagna in tutte le sue lucubrazioni, e che a volte in maniera ironica gli semplifica e gli dà queste scosse, un po' un suo alter ego. Okay. E quindi abbiamo notato, sia come proposta da noi, sia come tra i fumetti, anche se non novità, come più venduti, La profezia dell'armadillo con il nostro amatissimo Zero, che okay, ha toccato, in realtà è diventato anche più trasversale come età, mentre prima era un pochino più fermo sulla, diciamo, su la trentina, un po' la sua, diciamo, come? La sua generazione, una trentina d'anni più, esatto, o meno. Esatto, lui è dell'83-84, quindi insomma grosso modo chi ha preso in pieno gli anni 90, esatto, e invece adesso è diventato molto più trasversale, come, perché poi a volte alcune tematiche sono universali, no? Non si fermano a un determinato, certo, periodo di tempo, e quindi hanno preso anche molti giovanissimi e anche più di qualcuno grande, che insomma in un qualche modo comunque ci si è ritrovato. Bello, molto bello questo. E c'è una quinta scelta o concludiamo con Zero? Se avete, cioè, volendo, noi abbiamo quinte, seste, settime, no, però nel senso, no, scherzo, la quinta ce l'abbiamo. Ok, vai. Vai, veloce, vai. Veloce, Circe di Madeleine Miller. Perfetto. Esatto, anche qui, nel senso, qui è tra i nostri più venduti. È vero che continua con la canzone di Achille, il precedente, ad essere ancora, forse a livello di copie, il più venduto come long seller, anche perché è un po' di anni che comunque è uscito. Con Circe invece si sta riaffermando e quindi stanno riacquistando, in realtà spesso in coppia. Quindi ritroviamo Circe, ma in una veste più completa, non solamente nel periodo dove i più la conoscono durante insomma tramite l'Odissea, il racconto di Omero, ma la riscopriamo da prima, da quando è piccola, dal rapporto con il padre Helios, con la madre, fino a dopo l'esilio su Ea, insomma l'amore con Telemaco, l'incontro con Dedalo, insomma è un po' un rivalutare questa figura femminile, e anche qui credo che abbia toccato molte corde di molte lettrici, ecco, certo, così in breve, se non abbiamo... Intanto ti ringrazio per aver scelto questo, inserito questo libro, ne approfitto per dire che è il libro che leggiamo con il nostro book club, con il book club di Letture Metropolitane, che si chiama Letture Femministe Metropolitane, e che ha scelto proprio questo libro per il mese di aprile, quindi posso, fantastico, anche insomma dire questa cosa. Grazie, nulla mille da aggiungere, quindi. Grazie mille a voi, Eleonora. Grazie a voi, ripasso, sì, la parola Walter, esatto, a Walter, grazie. Eccolo, grazie a voi, a presto, ciao. Sì, eccomi. Eccoci Walter, allora grazie mille, grazie alle tue collaboratrici Ilaria e Eleonora, avete fatto un bel quadro completo, molto vario, sì, di consigli letterari, quindi grazie. A te a questo punto chiedo contezza della vostra scelta invece musicale, che è Odysseus di Francesco Guccini. Come mai l'hai scelta? Beh, dunque, al di là dell'amore per l'autore, Odysseus, e al di là poi di tutte le sue indicazioni, ovviamente letterarie, psicologiche, certo, simboliche, mi sembra che ricalchi perfettamente la figura, il destino del libraio, che da, diciamo, quasi detentore o sacerdote o custode di un bene culturale, si ritrova sotto gli strali di un avverso destino sempre più feroce. Però voi resistete, insomma, non resistete, siete soli, non siete soli. Esatto. Noi faremo di tutto per tornare ad Itaca. Esatto, grazie mille Walter, la libreria Book Felix di Ostia. Grazie. Ciao. Odysseus, Francesco Guccini, questa era la scelta musicale della libreria Book Felix di Ostia, e adesso invece abbiamo al telefono Antonio della libreria 101 di Bari. Buongiorno Antonio.
Ci sei? Pronto? Eccoci, sì. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno, grazie intanto per avermi contattato, grazie a voi e a Librida Sport. Insomma, certo, per ringraziamo sempre Librida Sport, salutiamo Marta Bosca che si occupa un po' di coordinare questa rubrica e di appunto contattare le librerie indipendenti. Allora Antonio, raccontaci un po' della Libreria 101. Dunque, la Libreria 101 è una libreria indipendente, nasce a fine 2017, a settembre del 2017, quindi quest'anno compirà 5 anni, ed è una libreria molto attenta all'editoria indipendente italiana, fa una costante ricerca insomma su quelle che sono le pubblicazioni degli editori indipendenti italiani. Quindi è una libreria di catalogo, come si usa dire, insomma. Ok, ok. E a questo punto, allora, immagino che le vostre scelte, le tue, sei da solo a occuparti della libreria? Sì, anche se, insomma, c'è chi mi dà una mano di tanto in tanto. Ok, sei supportato ogni tanto. E, quindi le tue scelte immagino siano molto orientate verso le case editrici indipendenti. Quali sono i 5 libri che hai scelto? Allora, io vado un po' a random, vai. Tanto così... Allora, c'è un romanzo, che è il romanzo più bello che ho letto lo scorso anno, che si chiama Riaffiorano le terre inabissate, di John Harrison, pubblicato da Atlantide Edizioni. Okay. Poi abbiamo invece uno dei romanzi più belli che ho letto fino ad ora, quest'anno, ed è invece di Bitraven, La rivolta degli appresi, pubblicati da Edizioni UOM. Vuoi che... Insomma, ma due paroline, se vuoi dirle, mi fa piacere, così magari... Ok, buongiorno. State sentendo... È bello perché giustamente ci sono le persone che entrano in libreria, ma va bene. Ok. Vai. Lo devo ordinare. Ah, bene. Ok, grazie. Cosa ha chiesto la signora? Che a questo punto lo vogliamo sapere. Allora, no, mi è stato chiesto il quaderno dell'amore perduto, il primo romanzo della Perrin. Che sta, insomma, è una riscoperta a fronte del successo certo. Allora, sì, Riaffiorano le terre inabissate è un romanzo, dicevo, forse il più bello che ho letto lo scorso anno, ed è uno di, insomma, è un romanzo molto interessante, perché la storia, i protagonisti sono due sostanzialmente, un uomo e una donna, che fanno, diciamo, una vita, insomma, le loro vite sono indipendenti una dall'altra, anche se però tra di loro hanno prima una relazione e poi comunque si scambiano delle mail e restano in contatto. La cosa interessante del romanzo è che racconta la quotidianità dei due: uno è alla ricerca di un lavoro e invece l'altra protagonista lascia la città per andare nella provincia, è ambientato in Inghilterra, per risalire un po', insomma, alla madre che è morta da poco, recuperare un po'. E a me è piaciuto molto perché è un romanzo, secondo me, che riesce a rendere molto bene, come posso dire, la incapacità di decifrare il nostro tempo. È molto attuale come romanzo, e lo scrittore, insomma, è uno scrittore in vita contemporaneo, è uno di, insomma... ed è al confine fra il reale e l'irreale come romanzo, un po' la letteratura weird, oltre il reale, insomma, ognuno la chiama un po' come vuole. Certo, e invece La rivolta degli appesi? La rivolta degli appesi invece è un romanzo completamente diverso, è di questo scrittore Traven, di cui si sa molto poco, probabilmente uno pseudonimo, insomma ci sono varie ipotesi sull'autore, quello che si sa è che è morto in Messico. Ed è il racconto di questi oppressi, che sono degli indiani, che vengono sfruttati, anzi schiavizzati dai latifondisti, con l'escamotage di indebitarli e poi per sdebitarsi devono lavorare per loro, e vengono quindi schiavizzati e disumanizzati con delle punizioni molto crudeli e cruente, molto bene raccontate nel romanzo, che il romanzo è anche molto ironico, e poi è un romanzo che diventa sempre più corale finché loro, insomma, riescono poi
a organizzare una ribellione, una rivolta. Okay. Poi, non lo so, parliamo di uno scrittore italiano, per esempio potrei citarvi Il potere di Alessandro Vietti, che è un romanzo di fantascienza, ha per protagonista un supereroe. Mm-hmm. Che ha un potere un po' particolare, questo superpotere è quello di umiliare le persone. Ah. Ah. E per umiliarle insomma le fa cacare sotto praticamente. Ah, okay. Le fa cacare addosso così all'istante. Ah. E ha questo superpotere, viene accusato. Infatti il romanzo inizia con lui che è in prigione di aver ucciso delle persone con il suo superpotere. Caspita, truculentissimo. Accidenti. Ok, e mentre in prigione va a trovarlo un agente letterario che insomma lo convince a scrivere un libro e raccontare la sua storia, in particolare questo episodio. È una bella riflessione sul potere. Certo. Il romanzo è scritto in maniera stupenda. Alessandro Vietti, che è l'autore, secondo me è uno degli scrittori italiani più talentuosi e interessanti che abbiamo. Mm-hmm. Ed è pubblicato da Zona 42. Ok. Quarto posto, diciamo una quarta scelta? Quarta scelta... Per esempio c'è un saggio di Carlo Cassolo, Il gigante cieco, pubblicato da Minimum Fax, mm-hmm. non ricordo se nel 2021 o nel 2020, okay. che è un saggio molto attuale perché riflette sul disarmo e sul nucleare. Ah. Scritto negli anni 70, forse nel 76. Esatto. Ok, perfetto. È un uno dei saggi più belli che io abbia letto, anche se non condivido appieno la tesi principale, però è uno dei saggi che più mi hanno illuminato e che ovviamente purtroppo è molto, molto attuale in questo periodo. Certo. Quanti ne ho detti? Ne hai detti quattro, ne quattro? Manca uno solo, sì. Ok, è difficile sceglierne cinque. Per un libro. Ok, Massimo Bontempelli. Mm-hmm. È una pubblicazione di Utopia Edizioni, che è una casa editrice tra le più interessanti, appunto parlando di editoria, sì, indipendente. Anche molto giovane come, sì, casa editrice, avranno un paio d'anni, un paio se d'anni, ricordo sì, bene. Sì, sì, un paio d'anni. E Il figlio di due madri, il secondo romanzo che pubblicano di Bontempelli, e racconta la storia di questo ragazzino che pare essere, diciamo, la reincarnazione di un altro ragazzino nato appunto da un'altra madre. Quindi c'è questo ragazzino che a seguito di questa reincarnazione si trova ad avere due mamme. Ah. E quindi è strepitoso il romanzo perché racconta poi il rapporto che lui ha con le due mamme e che le due mamme hanno fra loro, certo. E poi nasce tutta una vicenda legata appunto a chi è figlio effettivamente questo bambino, superstizioni, credenze popolari. Mm-hmm. Bello, interessante. Mi ricorda un po' un film con Nicole Kidman, Birth, Io sono Sean, che però non ha tanta attenzione sulle madri, ma più sul bambino. Sui figli. Grazie mille, Antonio. Grazie a voi. Davvero. E la tua scelta musicale è Lucchini, a.k.a. This Is It, di Camp Lo. Come mai l'hai scelta? È uno dei pezzi che ascolto di più, un pezzo fondamentale secondo me per la musica hip hop del 97. Sì. E appartiene a un disco che ha cambiato un po' l'estetica del rap. Ok. È una bomba di pezzo. Grazie. Alza il volume. Grazie, allora. Antonio. Ciao. Grazie a voi. Buona e giornata. A Libri d'Asporto. Buon lavoro. Ciao. Ciao, a presto.